siamo pronti a breve a partire con la Social Club Cup. Avremo fra poco in collegamento telefonico i nostri ospiti. Cami, domande belle complicate perché la posta in palio si alza. Sono gli ottavi di finale e ci si gioca l'accesso ai quarti, quindi dai, quanti erano, Cami, in tutto? Erano 64. 64 concorrenti? 64 concorrenti, arriviamo, sì, agli 8 con la conclusione degli ottavi, quindi insomma è stata una creatura lunga di un torneo partito settimane fa, ma sono sembrati anni per quanto lunghi sono stati, quindi ci stiamo avvicinando a eleggere il primo vincitore, ecco. Sì, che tra l'altro ricordiamo, le chiameremo ovviamente Social Club Finals, magari sì, le possiamo studiare allo stesso modo. Sì, il meglio. Sì, non di 7, però magari di 3. 3, sì, 5, sì, ci possiamo pensare. Sì, possiamo farlo, la finale al meglio delle 3-5. E questo sarebbe molto divertente. Tra l'altro il premio è un premio incredibile, perché faranno una trasmissione. Adesso dobbiamo capire se in prima serata o qua nel live mattutino insieme a noi. Quindi adesso dovranno tenersi uno spazio di tempo, insomma, prendersi una giornata libera lavoro per fare una live insieme a noi tutte le due ore. E sarà molto bello passarla col vincitore della Social Club Cup, torneo che ha avuto un seguito incredibile. Faremo già la seconda edizione, quindi sarà fantastico. Pronti per un big match, perché oggi è il momento di salutare. Abbiamo in collegamento Dario dello U-Pod, del podcast U-Pod, e Fuori Rosa TV Roberto, youtuber. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, pronti per questa sfida avvincente, ecco. Quindi ragazzi, siete tra le teste di serie del torneo rimasto, quindi sfida che diventa sempre più complicata, sempre più calda, ma perché sappiamo di avere due persone particolarmente preparate in tema Juventus. Io vi ricapitolo al volo quelle che sono le regole, che ormai, insomma, essendo arrivati fino agli ottavi, conoscete molto bene. Sono 5 domande in tutto, ma ovviamente il primo che arriva a 3 vince, quindi potrebbero bastarne solamente 3. Io vi ricordo di farci terminare la domanda, in modo da potervela dire tutta fino in fondo. Quando avremo terminato, voi dovrete prenotarvi, a breve vi chiederemo quelle che sono le vostre parole per identificarvi, e se sbagliate, ragazzi, non correggetevi nell'immediato, perché la parola passa automaticamente al vostro avversario, quindi sì, se suggerite regalate il punto. Nel caso in cui nessuno dei due dovesse saperla, noi andremo a darvi un indizio per cercare di aiutarvi, e vi dovrete nuovamente riprenotare. Vado da Dario, come ti prenoti? Ma la parola d'ordine che abbiamo usato l'altra volta ha funzionato, quindi riuseremo BIF come BIF parola. Fantastico, BIF. Mentre invece Roberto, la tua? Io tengo ancora fuori. Benissimo ragazzi, qua sarà... siete pronti? Noi siamo carichissimi. Sì, abbiamo anche la regia bella calda al bar. Sì, al bar ha messo le cuffie, ragazzi, abbiamo anche il segno del bar, stiamo crescendo. Non si scherza più, anzi le domande sono diventate anche molto difficili. Quindi parto con una delle più divertenti. Vogliamo sapere il soprannome di Chimenti. Fuori. E va il nostro amico Roberto. Zucchina. Esatto, 1-0. Ma veramente, non lo sapevo. Ti ricordavo tipo saponetta o cose del genere. È zucchina. Vabbè. Zucchina. Va bene. Quindi questo è molto carino. Poi magari c'era anche saponetta, però noi sappiamo zucchina. Noi sì, andiamo su quello. 1-0 per Fuori Rosa, ragazzi. Quindi Dario, devi partire forte, perché altrimenti immagino che tutto il gruppo di U-Pod ti verrà a dire qualcosa dietro, quindi fai attenzione. E se non sbaglio oggi si registra, quindi diciamo che potresti avere qualche problemino. Allora, la seconda, ragazzi. Quale fu la prima squadra affrontata da Massimiliano Allegri in Champions League alla Juventus? Il Malmo, giusto, esatto. Bravo Dario, che memoria, complimenti. Curiosità, Roberto, la sapevi? Sì.
Pazzesco. Roberto è forte, ragazzi. Roberto è molto forte. È uno dei miei favoriti. Siete tutti tra i miei favoriti, così certo. Non perdo mai. Però in questo caso qua, Roberto è realmente molto, molto preparato di Juventus. Questo va detto. Allora io mi gioco uno dei miei attaccanti preferiti. Quindi qua potete capire che di calcio capisco proprio niente. Ma quindi perché non ti sbattere così a terra. No, però è uno dei miei attaccanti preferiti. Qualcuno non se lo ricorda nemmeno. Contro chi fece il primo gol in bianconero? Pablo, Daniel, Osvaldo? Fuori. Attenzione. Roberto. Trabzonspor. Esatto. Pazzesco. Esatto. E tra l'altro ve lo dirò, è l'unica partita in cui non andò allo stadio io e mi persi il gol di Osvaldo, che ne fece solo due in bianconero, uno tra l'altro straordinario alla Roma all'ultimo minuto, generando la reazione del telecronista della Roma, cioè proprio veramente non l'ha ancora mai superata questo gol. E tra l'altro Simo adesso... Ti segnalo, sì, ho perso Ande, quindi vai tu per forza. Dario, devi prenotarti, non c'è scampo perché sennò qua c'è un match point per il nostro amico Roberto. Quindi adesso ne cerco un'altra. Durante il primo anno di Conte, il tecnico bianconero schierò come attaccante centrale titolare nella gara Juventus-Napoli. Chi schierò, la domanda è sostanzialmente, come attaccante centrale nel primo anno di Juventus Antonio Conte contro il Napoli? Vai, Dario. Matri. No. 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 Ha detto di nuovo, ha detto no Roberto, quindi... Quindi passiamo il turno a Dario. Dario, vuoi riprovare? Vucinic. No, c'era Vucinic, ma è un altro. Cioè, allora, aspetta. Allora, non dire... La prima punta... Del tridente. Allora, ragazzi, andiamo con un secondo giro indizio. Indizio da parte di Camillo. Eccolo. Qua vi dovete riprenotare, Sei tu l'uomo degli indizi. Mannaggia. Beef, Pepe. No. Li stiamo dicendo tutti. Aspettate l'indizio perché altrimenti non finiamo più. Allora, l'indizio. Non può... fuori. Ragazzi, non vi fate l'indizio, quindi vai Roberto. Però mi è venuto in mente. Vai Roberto. Boriello. Esatto, Boriello. Quindi abbiamo un vincitore. Attenzione. Adesso dovremmo collegarci subito in diretta con gli altri U-Pod. Ci vorrebbe una Skype generale, ecco, per sapere un po' quelle che sono le reazioni, ma le aspetto da Dario, le reactions, con un file da mandarci e da mandare poi noi in onda. Dario, la puntata di oggi, noi nel ringraziarti come al solito per la tua disponibilità, è stata sul campione, che abbiamo parlato in questo fine settimana di Hamilton, abbiamo parlato di Nadal, di LeBron James, il campione che ha segnato la tua vita da appassionato di sport. Ah, oddio, che bella domanda che mi fai. Ce ne sono talmente tanti. Uno, devi trovarne uno. Allora, se si parla di calcio, devo dire che il capitano per me per eccellenza, oltre a Del Piero, è Alan Shearer. Bellissimo. Non so se ricordate, c'era un videogioco che si chiamava Actua Soccer 2 e nel menu c'era una canzone proprio dedicata a lui. Alan Shearer. E fuori dal calcio? Come? Fuori dal calcio... Probabilmente andrei sul banale e direi Senna, però ce ne sono talmente tanti. Io, per esempio, anni fa seguivo molto lo sci e mi piaceva tantissimo uno sciatore svizzero che si chiamava Didier Puch. Poi sono passato a Federica Brignone, che ha vinto il mondiale la scorsa stagione. Sono nato a Lucca, quindi ho visto spesso e volentieri Mario Cipollini. E poi ce ne sono tanti nomi, tanti insomma sportivi che hanno fatto la storia delle varie discipline. Dario, noi ti ringraziamo, ti ritroviamo sicuramente nell'appuntamento consueto con U-Pod. Un abbraccio, Dario, grazie. Ciao Dario, grazie a voi. Ne vorrei approfitto un attimo del vostro tempo per dire che oggi è il compleanno di mia madre, quindi se mi sta ascoltando, auguri mamma. E li facciamo anche noi alla mamma di Dario. Ciao ragazzi, auguri. Ciao Dario, un abbraccio.
Ciao. Roberto, non ci siamo dimenticati di te, nel Roberto. Farti i complimenti per la vittoria, per il passaggio ai quarti di finale, la stessa domanda che abbiamo rivolto a dare a tutti i nostri ascoltatori, a te, il tuo campione che ha insomma fatto parte della vita e che ti ha fatto appassionare magari a un determinato sport che non è il calcio, non lo so, ipotizzo. Sì, allora io penso di averne tre, uno per gli sport che seguo di più. Il calcio sicuramente, io credo Vialli, perché quando ero piccolo io era veramente un'icona. Poi sono cresciuto a pane Michael Jordan. Bene, giocando a basket, pur essendo simpatizzante dei Celtics. Quindi non è una grande giornata per te. Esatto, bravo, esatto. E poi Pantani, ragazzi. Fantastico. Cioè, io... Quindi... Ci sta, insomma. Nomi che abbiamo sentito nel corso di queste due ore. Roberto, sei passato ai quarti di finale, sei tra i migliori otto della nostra competizione, quindi Roberto, io oggi mi voglio veramente sbilanciare, sei il mio favorito numero uno. Grazie. Quindi giocherai con le pressioni la prossima. Cioè, sì, no, io, ma già oggi è stato sudatissimo. Io oggi, lo dico, da oggi in poi dirò il favorito, la testa di serie numero uno è Roberto. Ok, vabbè, io faccio Roberto qua da giudice, vedrò se lo dirà anche a tutti gli altri e poi ti farò sapere. bravo. E ti farò sapere, perché di solito funziona così. Roberto, noi ti ringraziamo e ci ritroviamo ovviamente nei prossimi giorni, perché cerchiamo di chiuderla abbastanza in fretta. Grazie Roberto. Va bene, grazie a voi. Roberto, grazie, un abbraccio e buona giornata.